Buongiorno, scusatemi, mi sono persa a chiacchierare. Mea culpa. Vediamo se sono live innanzitutto, per esempio. Poi piuttosto il caffè vado a farlo dopo. Scusate, non mi ero resa conto. Neanch'io ho guardato, dai. No, iniziamo perché ci concentriamo. Eccomi, è arrivata la notifica. Quindi siamo live. Buongiorno, scusatemi, siamo in ritardo. Sono in ritardo, è colpa mia perché cioè, sono chiacchierona. E basta, cioè bisogna che la smetto. Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Eccoci. Sono stata pessima, neanche il caffè mi merito, basta. Adesso appena arrivate iniziamo. Che... Se no, le famiglie qua di Mariella e di Patrizia insomma. Buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivati, eccovi. Allora... Oggi facciamo il progetto di Mariella con il kit di novembre. Io dovrei avere tutto, nel prodotto contenitore dovrebbe esserci tutto. Ho tagliato due cerchi perché non sapevo, 12 centimetri, è quello un pochino più grande di 12, vero? Sì. Ok, quindi va bene questo qua grande. Sì, è un 12 e mezzo più o meno, quindi va bene. Sì, va bene, poi più o meno, dai, quello che... Benissimo, ho tagliato tutti gli appiccichini, cioè i due fogli di ritagliabili li ho già tagliati. Ho diviso i die cut, cioè quantomeno qualcosa l'ho fatto, ecco prima. Sacco di Roma. Sì, insomma, È vero. oggi non ho fatto, non ho messo insieme gli ordini, ho solo lavorato i preordini, quindi ho avuto un pochino più di tempo per fare dei casini allucinanti che poi ci ho messo tutta la mattina a recuperare, ma va tutto bene. Cioccolata calda, ma magari. Un pochino ce la facciamo anche noi, ragazze. Sappiate che la Tre mi Meraviglia. ha promesso di avanzare tre appiccichini, tre. Tre contati, in realtà ne ho presi da un altro set e li ho lasciati lì. Le Me l'ha promesso, ragazze. carte di giugno non sono acquistabili, ma intendi il pad? Scusate, intanto che arrivate controllo, che strano. Scusate, ma intanto così, con panna montata, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere Bella idea. un'idea. Giusto che abbiamo parlato adesso. Esatto. Allora, intanto controllo questa cosa veloce veloce. Cioè il Walter si sta preparando la cioccolata calda. Davvero? Ma No, come la non l'ha fai vista, no, esattamente? se... Ah, no, perché visto che la preparava poteva portarla anche da me, visto Certo. che c'era. Glielo posso provare a chiedere, però c'è il bimbi che la prepara, eh. Vabbè, è già una cosa. Io lo vedo, cioè vedo il tasto aggiungi al carrello. Perché mi dite che non è acquistabile? Io l'ho appena messo nel carrello. Il pad, stiamo parlando del pad? Allora, le carte di giugno non sono acquistabili, Giusy l'ha scritto. Sì, però Anche Sara io. Nasi l'ha Ma io le ho scritto. messe nel carrello, ce le ho nel carrello. Forse perché non vedete il bottone nero, perché è in Tiffany. Scusate, è in Tiffany perché è un prodotto fatto in un modo particolare perché mi scali le giacenze delle carte perché sono comodina, come mi dice qualcuno. Però io ce l'ho nel carrello. A me esce, a me Leggi leggi giù. tutto, c'è solo il tasto leggi tutto. Scusate, adesso lo aggiorno perché adesso l'ho Stiamo messo nel carrello. scrivendo, leggi tutto, che esce il tasto leggi tutto. Ma vedete che cioè, il pad, questo qui, è questo qui il tastino, aggiunge al carrello. Perché mi dite che si vede solo leggi tutto? Non Quello. quello solito Tiffany, anche a me esce solo leggi E come tutto. mai a voi esce solo Ma mi leggi stacco di qua e tutto? provo ad andare a vedere, però Però. sai come dicono le ragazze. Però io lo vedo così, quindi non saprei com'è. Aspettate. Ah, Giusy mi ha mandato una foto, fatemi vedere. Proteggiamo la privacy. Leggi tutto. Che cos'ha che non gli piace? Adesso provo ad aggiornarvelo. Pure questa, perché ho combinato un pasticcio anche su quello. Perché se Niente uno, insomma, no, no. Cioè il pad di Natale costava 95 male, giusto? euro. Insomma, belle, quelle carte, però, insomma, cioè, Quasi d'oro, ragazzi. quasi d'oro. Che cos'hai che non va? A me sembra tutto a posto. Solo quello di giugno?
C'era qualcuno che mi diceva che forse anche un altro. Luglio. Se, me lo, se, se riesce a guardarmi, scusate. Per giugno l'unico pulsante leggi tutto. Perché la Clay invece lo vede? Perché la Clay è proprietaria del sito, quindi probabilmente... Ma anche se c'entrate dentro, scusate. Ragazzi, l'uomo... avete provato anche solo da telefonino o anche da iPad e computer? Tanto per capire così. Allora, qui in effetti non me lo... Allora, sì, io credo che sia... Io lo vedo così perché ho la cache. Allora, però 20 giugno. Proviamo a fare così. Articoli bundle. Perché è un prodotto particolare questo. Restrizioni quantità, no. Vediamo se così vi cambia qualcosa. Potrebbe essere questo il problema. Vietato tagliare le carte, sì, esatto, ma mi sembra logico. Vediamo se è cambiato qualcosa, se no non so cosa, non so come mai. Perché? No, scusatemi. Posso solo aggiungere alla wish list se ci clicco è dentro. Adesso cerco di capire che cosa è successo, perché ho chiesto a Elisa di prepararli, ma gliele ho fatto io il primo, quindi... Giugno leggi tutto. Che cosa non gli piace esattamente? Scusatemi, è giugno. Giugno. Le carte ci sono tutte. Allora, lui potrebbe avere questo problema qui se vede qualcosa di esaurito, ma in realtà è tutto presente. Ragazze, lo guardo appena finiamo. Portate pazienza, ma non saprei qual è il problema generale. Ma non ti piace marzo? Boh. Che roba. Dai, strana. Ragazzi, ci sono 11 mesi. Allora, faccio ancora un controllo, una cosa. Non ti piace? No, non è finito. Allora, 22 giugno. Adesso mi ci metto anch'io, vado a comprarlo. Ma è stranissimo, è veramente stranissimo, perché potrebbe dare quell'errore lì solo se vedesse qualcuna delle carte esaurite, ma in realtà... Le carte sono tutte presenti. Fammi vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6. I misteri, sì. Cioè, ragazze, ve lo guardo appena ho finito. Ah, posso provare a fare una cosa, però, che è veloce. Così. Vediamo. Vediamo se gli piace. Scusate, intanto così arrivate, diciamo così. Intanto Marilla rilegge gli appunti. Intanto questo lo mettiamo in bozze. Comincia a prendere il righello. Allora. No, lo sta facendo veramente. No, scusatemi. 22, 22, 22, 22, 22, 22. C'è tutto. Qualche problema abbiamo esattamente? 9,5. Allora, vediamo un attimo. Siamo in diretta e stiamo cercando di risolvere da soli un problema per cui in realtà avrei bisogno di uomo del sito e tecnico del sito, ma loro non lavorano nel weekend e quindi cerchiamo di risolverlo da soli. Sì, adesso vediamo. Portate pazienza. Mi sconvolgo il weekend, no, ma non c'è pericolo perché tanto non mi rispondo. Adesso guardate un attimo, ho creato un prodotto nuovo, Sì, sicuramente qualche marito che lo sta boicottando. Ma chissà che cosa gli è preso, non lo so. Cioè, non distingo la differenza perché io l'ho clonato il prodotto. E no, non lo fa mettere nel carrello. Perché? Ragazze, ve lo rifaccio dopo. Lo rifaccio da capo come se fosse un prodotto nuovo e pace. Portate pazienza. L'ho tolto e l'ho fatto, ma non gli piace lo stesso. Io non so come mai lo vedo comprabile. Ma penso che sia per i poteri che ho in quanto amministratore del sito, perché non me lo spiego altrimenti. Paper pack. C'era anche la canzone, non me lo so spiegare. No, ma cioè, è allucinante perché c'è tutto. Ah, ecco perché. Io credo di aver capito. Aspettate, come lo tolgo però da qua? Via questo. Questo deve essere una roba che è sfuggita quando lo abbiamo creato. Ok, me lo controllate adesso?
Per favore. Facciamo le personcine educate. Posso comprarlo solo io? Sì. Adesso mi sembra che ci sia. C'era un problema con uno dei prodotti. Allora, provate da un browser diverso perché adesso dovrebbe essere a posto perché ho modificato uno dei prodotti collegati. Adesso posiamo il computer qua. E giuro che adesso faccio tutto quello che dice Mariella senza rompere. Sì, ok. Bene, sì, c'era un problema con uno dei prodotti. È solo che io sono sempre loggata come amministratore e l'amministratore vede adesso sempre tutto. Funziona, brava Clelia. Guarda, uomo del sito e tecnico del sito, ma scansatevi proprio. Cos'è? Com'è che dice spicciatemi casa? Che me lo dice sempre Tiziana. Bene, quindi adesso che vi ho fatto perdere altri 20 minuti, Mariella, dimmi da dove iniziare, io lo faccio. Ma sai che soddisfaction adesso che hai risolto un problema? Adesso momento. Scrivo un WhatsApp. Adesso non lo compra nessuno. Il pugno, quindi e vanno tutti a comprarsi marzo, aprile, maggio, giugno. Esatto. Vabbè, adesso comprate giugno. Mi dite solo se luglio si vede? Perché cioè, adesso mi viene il dubbio che qualcuno mi aveva scritto anche luglio. Vabbè, allora, inizio dal vegetale? Inizia dal vegetale, dai. Ma se vuoi aspettare un ma no, intanto ci dicono, intanto ci dicono, poi nel caso il computer è qua, te lo dico. È appoggiato qua. Allora, vegetale, pant. 2 pezzi da 15,5 per 15,5. Ok. Luglio ok. Perfetto, luglio c'è, fantastico. Giugno comprabile, grazie. Scusate, ma devo imparare a guardarlo. Sì, Valentina è arrivata a casa. Porca miseria. Ah. Ho bisogno di legge a San Luigi, Caspiterina. Caspiterina. Allora, 15,5 per 15,5, quindi in realtà me ne servono due di fogli, perché, aspetta che guardo, forse qua riusciamo, sì, no, ce la facciamo perché, sì, ok. Perché è un pochino più no. grande. E questo mi rimane più piccino, aspetta che guardo qua, 15,5, sì, no, devo prendere un altro foglio, perché altrimenti mi rimane di mezzo centimetro. E allora se no, pure farli da tutte da 15. Che da vabbè, 15? Ma sì, tanto il fitel era solo per lasciarlo un po' più largo, ma va bene anche da 15. Ok. 15 e 15. Ok. No, no, non stiamo facendo giugno. Ho messo in vendita i pad dei kit dello scorso anno e tanto per essere comunque sempre coerenti, ho fatto un errore. E quello di giugno non risultava comprabile. Adesso stavamo cercando di capire come mai. E tipo al 22esimo tentativo ce l'ho fatta. Stiamo facendo il kit di novembre. Sì. Allora, 15 okay, sì, per 15. Per 15. E poi un'altra striscetta. Sì. A questo punto 15 per 3. Perfetto. Allora, qui tu mi sei 15 perfetto, quindi per 3. Così e lo mettiamo qua. Ok, sì, da quella di San Valentino forse non l'ho ordinato. Ho fatto un ordine da Bistudio con alcune collezioni di Eleonora, un altro paio di cose, ma forse quella di San Valentino non c'era ancora. Non so se ordinandola adesso arriva in tempo, perché hanno dei tempi un pochino più dilatati per le spedizioni, però ci proviamo. Allora, fatto 15 per 15 okay, due pezzi e un 15 per 3. Ok, adesso i due quadrati li rivesti con la carta da rivestimento, questa qui. Allora, facciamo che tagliare una parte, ovviamente. Yes, facciamo che tagliarcene un pezzetto, che così lavoro con un pezzetto più piccino. Allora. Ah, brava, è come pensavo. Vabbè, sì, l'altezza però è questa, non è che potessi fare diversamente. Potrei aver fatto casino adesso nell'ansia di portarmi avanti in fretta tagliando questa carta qui, ma se ne serve altra ne vado a prendere. Se lo tagliate con un po' di sale in zucchero, non come ho fatto io adesso che volevo fare in fretta. La fretta non è mai... No. Allora, no. Tagliamone un pezzetto e ne prendiamo poi un altro pezzo di modo da poter rivestire anche il secondo quadrato. Voilà. Ok,
Ce ne serve ancora di questa, che nel caso poi la avvicino. Sì. Ok. Vediamo se non mi bastano i ritagli più avanzato. Però quel ritaglio lì lo usiamo per fare il dorsino. Ok. Ah, boh. Sì. Va bene. Allora, la rifilo un pochino e poi semplicemente la rivesto. Così. Allora, lo fermo con un pezzettino di nastro. Così. E via. Sto usando il washino di novembre. Adesso ne farò fuori parecchio di wash usandolo per foderare. Complimenti Tiziana per suo figlio, che partecipa ai giochi matematici alla Bocconi ed è risultato primo. Oh mamma mia, bravo! Bravissimo. Wow! Quanti anni ha? Ma è piccolo, cioè giovane. Un genietto. Penso di sì, adesso non so di preciso, ma bravo! Faremo fare i conti a lui adesso. Esatto, mi sembra un'ottima idea. Mi sai colorare, esatto. Vabbè. Bravo, bravissimo. Quindi oggi si festeggia, Tiziana. Cosa si fa per festeggiare? Cioccolata calda con panna mi sembra un ottimo modo di. I giochi matematici sono difficili. Madosca, a me sembrava difficile, cioè, già la matematica. Sono una stupidaggine, sono proprio impegnativi. Anche la matematica, esatto. Il conto. Sì, no, assolutamente. A me pareva già sufficiente. Io mi chiedo perché ho fatto lo scientifico, ma è una domanda a cui non trovo risposta. Ma perché in realtà alle medie fai una matematica che non sembra così tanto matematica. Quando poi scopri che la matematica vera è un'altra roba, dici vabbè. Un'altra roba. Fino alle medie era una delle mie materie preferite. Poi ho scoperto che era sotto mentite spoglie e quindi non proprio. Per carità, va anche tanto da chi te la insegna, perché se sono bravi a insegnartela, ti appassioni e la capisci. A volte trovi degli insegnanti che scansati proprio. Assolutamente, a me mancano proprio tipo la base. Cioè, non credo che mi ci potrei mai appassionare, però voilà. Cioè, è quel tipo di logica. Che non, no. No, ma io ti dico, io ricordo molto di più il latino che la matematica. Ah, anch'io, assolutissimamente. Quindi, sì, è proprio una forma mentis, secondo me. Era proprio un'altra roba, sì. A forma mentale, che non è quello quella matematica. Certo, quello è fondamentale. Guardi, io sono una sognatrice romantica, figuratevi i numeri. Esatto. A me fatemi leggere, scrivere, ma non contare. No, infatti io ho fatto psicologia all'università, mica per niente. Quindi, infatti, una tendenza c'era. E infatti i due esami di statistica che abbiamo dovuto dare, mamma mia, al primo sono stata pure bocciata. Voglio dire. Ups. Eppure, ad esempio, dice mio figlio che ingegneria è pieno di ragazze. Cioè, quindi non è una questione di... No. È proprio una forma mentis. No. Una forma mentis. È pieno di quello ragazze. Che mi insegnano, sì. Probabilmente quello. Come? Voilà. Ai nostri tempi, ai miei tempi, no. Ce n'erano pochissime. Ingegneria. Mi dicono, e io non è che frequentassi ingegneria, però mi dicono che non ce n'erano molte. Così, ok, fatto. Ok, adesso dobbiamo rivestire il dorsino. Sì? Io però il dorsino, come vedi, l'ho fatto in bianco, sì. Quindi ho usato sempre la carta da rivestimento, sì. Nell'altra girata, verso. Ok. Ho rivestito il dorsino lasciando le alette, perché poi sulle alette attacchiamo le copertine. Perfetto, guarda, vedi? Questo è giusto della misura che potrebbe andare bene. 2 più 2 fiori colori palloncini. Mi sembra perfetto. No. Io pensate che ho portato fisica alla maturità, perché cioè, non si capisce. Al contrario. Sì, vedete? Mi sono distratta. Non è successo niente. Voilà. Mi ha impanicato sta cosa del sito di prima. Infatti. Sì, dalla parte bianca ce lo faccio. Grazie ai suggerimenti da casa ce l'abbiamo fatta. No, ragazzi, abbiamo parlato di romanticismo, adesso Cresta già viaggiando. Cioè, proprio insomma, per il romanticismo non esattamente, però
la storditaggine. Non ho che sta preparando le frasi dolci per San Valentino. Io credo che nessuno, ho dato l'anno scorso con gli gnomi, credo che insomma, però con quelle frasette lì con gli gnomi stiamo mettendo su un corso di colorazione, vediamo se ce la facciamo. Io ve lo dico, ve lo dico. Qui si dice, qui si buttano. Sì, sì, poi non lo dico troppo a voce alta perché sapete che insomma. Stai parlando con me? Sì, non l'ascoltare. L'insegnante? Non si può dire, no. Fatemi tenere almeno quello segreto che... Non vi preoccupate ragazzi, glielo chiediamo tre volte e poi ce lo dico. Mamma, ho strappato via tutto, scusate. La delicatezza mi contraddistingue e mi accompagna sempre. Ma devo aver rotto la punta di Capitan Uncino. No, vabbè. Chiara Donato, frasi dolci per San Valentino. Ah, ci sei anche tu. Chiara, io sono dolce e romantica e mi dici ciò. E vabbè, e di nuovo ora? Ok, poi queste magari le rifilo un pochino, le tolgo i bordini. No, sì, okay. Se vuoi dargli un era solo per evitare che poi sbucasse, ma vediamo poi com'è quando adesso praticamente vai. Puoi incollare le copertine che hai appena fatto all'interno del dorsino, cioè il dorsino all'interno. Il dorsino va all'interno, esattamente. Okay. Ovviamente adesso dobbiamo ricoprire la parte che ancora si vede, no? Del dorsino interno. Certo. Quindi con un pezzetto di bianco, sempre di carta da rivestimento che ti avanza, vai a ricoprire il dorsino internamente per mascherare il cartoncino. Ma gli fai anche le alette oppure lo ricopri al vivo? Nel senso, facciamo anche un pochino che sporgano, di modo che copriamo anche la carta da rivestimento? Io l'ho fatto un pochino che sporgesse. Ok, perfetto. Allora, prima di incollarlo faccio che fare questo, quindi prendiamo un pezzettino di carta da rivestimento, il dorsino è 3x15, quindi tagliamo a 15, gli diamo un paio di centimetri, giusto, per rivestirlo, e va incollato qui, poi passiamo col bulino, questo lo faccio con la colla, così. Esatto. Buon pomeriggio intanto, il panico ci ha portato... Intanto vedi, invece del caffè correggiamo gli errori sul sito, potrebbe essere un modo per risparmiare sull'assistenza tecnica, ma che non ci avevo mai pensato. Adesso prendiamo, anzi non il bulino, prendiamo questa. L'hai provata questa, Mariella? Non ancora. Per fare questi lavori qua io mi ci sto trovando, secondo me è perfetta, sì, esatto, mi ci sto trovando molto bene. Che alla fine è più sottile di una pieghetta, ma entra bene. Ho sbagliato a fare qualcosa nel caricare i kit di carte dei My Tool Test dello scorso anno, e quindi giugno non era ordinabile e non riuscivo a venire a capo del perché non lo fosse. Quindi abbiamo fatto una sorta di joint venture. Allora, una buona rilegatura fa sì che questo debba essere piegabile da una parte e dall'altra. Adesso, senza esagerare, ma vedi che imparo ogni tanto. Oh, così sì. Ma con la carta da rivestimento va benissimo perché È flessibile, rigida, certo. Normale, quindi... Questo lavoro lo possiamo fare abbastanza facilmente. Così e così. Tanto questo poi sarà inserito tra quello che rivestirà la copertina e la copertina. Allora, questo va incollato qui. Quindi io adesso metto il mio biadesivo qui, lasciando un paio di millimetri di fiato tra dove c'è la piega e dove metto il biadesivo. Questo ci serve per agevolare la piega. Se lo fate troppo vicino diventa più problematico poi riuscire a girare bene l'album quando lo aprite, ma questo trucchetto ci serve proprio così. Yes. Allora, spellicoliamo qui. Voilà. E spellicoliamo di qua. Ok. Allora, aggiungo anche un po' di colla.
Guardate, io faccio così. Posiziono la copertina qui. Ed è a posto. Adesso faccio la stessa cosa di qua. Per fortuna non hanno un verso, quindi insomma sono serena nel posizionare queste due copertine. No, non hanno un verso. Non lo troviamo perché a INN non c'è. Fatto. Vedete, il risultato okay. È questo. Ok. Sulla copertina interna sinistra, che trovi a sinistra, sì. La mattiamo, sempre per nascondere il cartoncuoio, sì. Sempre con la carta da rivestimento. Ok. Olia. Certo che per come l'ho tagliata dovrebbe. Non ne ho più, ma adesso lo vado a prendere. No, non c'è problema. L'ho tagliata male e quindi ovviamente... Non ti basta lo stesso, no? Non mi basta. Non te ne basta perché poi ci vorrà una tasca. Non hai neanche una metà? Anche se non copre tutto, perché io qui ho fatto questo. No, ne prendo un altro pezzo perché l'ho proprio tagliata male, ma non vi preoccupate, ne prendo una. Okay. Subito. Sì. Eccomi qua. Allora, qui lo taglio quasi giusto, sarà un 14,5. Mezzo, sì, 14,5 per 14,5. Sì, tanto ti serviva un altro pezzo. Sì, no, ma l'ho proprio tagliata. Una fascia da fare e quindi no. L'ho proprio tagliata male, non succede niente. Se posso darvi uno spoiler, oggi ho fatto quasi tutte le carte dei kit di maggio. Lavanda. Il tema è lavanda. Sì, mi piace molto. Per un momento ho messo una carta che praticamente c'è già in una collezione perché è un aiuta. L'avevo cambiato colore. Però sì, ci siamo. Allora, ci piace sempre. Però era proprio uguale, quindi in realtà ho pensato, la suggerisco come carta da utilizzare insieme, però nel pad ne metto una che sia nuova, così abbiamo più opzioni. Cioè, l'idea era un po' quella. Così, non si capisce. Il colore lavanda è meraviglioso. Sì. Bello. 14,5, come mai non mi tornano le misure? Perché c'è ovviamente un pezzetto di disavanzo qui. Ok. Ce la possiamo fare, incolliamo. Sì, lavanda. Mese del mio compleanno. Comunque, a pensarci bene, la foglia potrebbe avere un suo movimento. Germana. Perché ci sto pensando. Sono giornate difficili. Ma io lo so per te. No, per carità. Ok. Perfetto, fatto. Ok, dall'altra parte non è necessario perché andrà incollato sopra praticamente la struttura dell'album. Non è necessario. Ok. Aggiungo. Adesso passiamo, lo possiamo mettere da parte. Sì. E passiamo alle pagine interne. Perfetto. Quindi intanto le portiamo tutte e tre a 30x30 yes. E le tagliamo a 15x30 in orizzontale. Ok, ho assimilato adesso. Aprile non credo di aver fatto ancora vedere nulla, no. Poi quando mi faccio fare le prove di stampa, vediamo. Tanto tra un po' dovrò farle fare perché così vedo se ho fatto errori, insomma. Intanto lunedì ci consegnano finalmente le carte, così possiamo iniziare a fare i kit. Mi stavo un po' ansiando. Allora, 15, così. Poi, 30x30, anche qui. Allora, facciamo che togliere la cimosa e poi il 30 lo ricaviamo da qua. Così. Voilà. Marzo 2022 si collega con il 2023. Marzo 2020. No. Marzo 2022 ci sono le casette con quello sfondo blu. No. No, forse ho perso un pezzo prima.
15. No, maggio 2020, forse ho capito, maggio 2023 può essere abbinato a una carta che è l'aiuta dell'estensione di aprile dello scorso anno, quindi della collezione I tuoi sogni nel cassetto, che noi le cose semplici ed immediate comunque ci piacciono sempre, esatto. Parola d'ordine, famo lo strano. Esatto. Però i gusti sono quelli, quindi che devo fare? 15. Ok, la carta bianca 9, vero? Non la devo, bianca... non la devo portare a 30. Lei, scusa, sì. La collina fuori di moda strap è acquistabile? No, perché è finita sul loro sito. Ah, cioè, scusami, quindi, allora rispondiamo una... Scusatemi, esaurita da moda scrap, io ne ho ordinate un po' che coprono tutti gli ordini che sono già stati fatti, sono sold out. Oggi ho riguardato il sito, oggi ho ricontrollato il sito di moda scrap e le carte sono state rimesse online, quindi ho risbloccato il pad di carte 12x12, ma la fustellina non era ordinabile, magari la fanno rientrare, però io non me la sento di prendere preordini quando non è detto che riusciamo poi a soddisfarli, mi sembra poco serio, insomma. Pazzo. E anche una striscia di quella bianca, sempre 15x20. Perfetto. Scusami, che hanno chiesto allora. No, hai fatto bene perché io non l'ho visto e quindi hai fatto benissimo. Ok, fatto. Qualcuno invece di leggere ha letto carton culo. Che potrebbe essere un nuovo prodotto, insomma, che magari ci porta fortuna, ecco. Sì. Okay. Molto bene. Allora, adesso le cordoni, tutte a 15, sì? Con la pattern ed interno. Piegandola con la pattern ed interno. Ok. Allora. Ma noi siamo un gruppo, e lo dico con tutto l'affetto di questo mondo, di scappate di casa e ci vogliamo bene per questo, cioè, certo. Siamo tutte nella stessa barca. 15, però l'avevano detto che avevano fatto delle tirature non altissime, quindi li sto monitorando di modo che se dovesse finire qualcos'altro ovviamente avrò la premura di toglierlo dal sito. Ho ordinato di tutto un po' di più, però i preordini consentono di ordinare a prescindere dalle giacenze impostate, quindi chiaramente bisogna farci un pochino più di attenzione. Così, 15. Vero, Giusy ieri ha pubblicato una roba che poi l'ho scritto e ho detto: Giusy, ma e mi ha detto, no, sono totalmente fuori, ma io ti voglio bene perché io uguale, cioè siamo normali secondo me, semplicemente, perché queste cose capitano alle persone normali che non hanno una segretaria di direzione che gli sta dietro, no? Così. 15 fatto. Ok. Così. Ora prendi la striscia, quella beige. Sì. Ok. Ne tagli un pezzo, 10 che è la sua altezza, per 21. Yes. Perfetto. La cordoni poi a 10 e a 20. Ok. Perfetto. La chiudi, la pieghi, praticamente ti risulterà essere una taschina con una letta. Sì, aspetta che lo... esatto. Con il beige esterno. Così. Perfetto. E questa andrà infilata, immagino, in mezzo. Tra due pagine, esatto. Ok. Io gli ho fatto anche un invito con un punch, se lo vuoi fare. Mi è caduta una cosa, rimani lì, va bene così. Facciamo un invito. Te l'ho detto, le pinze. Ma guarda che ci penso. Va meglio, però proprio in virtù del fatto che va meglio non voglio fare movimenti azzardati, esatto. Che poi questa settimana che arriva sarà interessante. Così pochi pezzi, ma allora non so se siano così pochi pezzi perché ne abbiamo comprati di più o semplicemente perché una release cuoriciosa di San Valentino, non sposa il gusto magari di tutti e quindi si fanno delle valutazioni diverse, credo, oppure abbiamo sbancato e basta perché ne abbiamo comprate tante. Questa sarà chiusa, giusto? Quindi faccio un invito su tutti e due, giusto? Su tutti e due, sì. Immagino che sia anche questo. Perché nessuno ci crede quando dicono che sono pochi pezzi, ma a volte sono pochi pezzi davvero.
Fatto. Ok, adesso prendi l'acetato. Sì. E ne tagli un pezzo 15x15. Ok. 15x15. Ti faccio fare tutti, togliamo sì, tutti sì. I pezzi e poi incolliamo di volta in volta. Così adesso mi concentro bene e poi posso sdare. Fatto. Bene. Ora prendiamo invece l'acetato, devi fare questo taglio così, no? Bello. Cioè praticamente, non so se riesco a fartelo vedere. Sì, sì, devo, sì, ok, quello che è quello sotto, scusa, posso, è quello con la, col paesaggio, con la ruota sopra, la questo. Ruota. Allora, dunque, prendiamo le forbici più grandi. Lei, allora, tagliamo via la cimosa, che così sono un po' più comoda, e tagliamo qua. Allora, lei ha sagomato questo. Questo sarà da portare, immagino, a 30, perché immagino che andrà incollato. Quindi lo portiamo a 30. E poi ha fatto questo, lasciando qui un appoggio abbastanza grande per poter attaccare il tutto sulla pagina. Sì, i laterali li ho lasciato almeno 8-9 centimetri. Esatto. Ed è una tasca questa? O viene? È una tasca. Tutta intera. Tutte le due pagine quando si aprono. Vedete, sagomiamo qui intorno alla ruota. Così. E qui dove c'è quel rametto dobbiamo lasciare una cosa così, di modo che questi due lembi qua di lato ci consentano di attaccarla bene sui bordi della pagina e via. Fatto. Gli dai una piccola cordonatura sì. al centro, quindi a 15, giusto per poi agevolare certo. La piega. Io in realtà l'ho mattata su la stessa cosa in bianco, però visto che non va tanto bene, meglio lasciare solo l'acetato okay. Che funziona da solo. Ok. Il vellum. Sì, il okay, vellum. Okay, scusami. Perfetto, fatto. E la mettiamo un attimo qua. E la mettiamo da parte. Sì. Poi hai di sicuro una striscia invece di acetato. Sì. 15x30. Sì. Taglio. Ok, 15. E la cordoni a 15. Sì, aspettate che togliamo qua. Allora, con l'acetato invece possiamo cordonare con un po' più di decisione rispetto al vellum, perché questo qui è molto spesso. 15. Non verrà comunque bene la piega e ho scoperto questo, io adesso faccio così e lui si appiattisce. Perfectly. Aspettate che siamo certi di piegarlo bene, così. Ok, fatto. Ok, adesso con l'altro pezzo di vellum sì? Dobbiamo creare questo mini accordion praticamente. Sì? Quindi cosa ho fatto? Io prima di tutto con il cartoncino, il foglio bianco che ti ha avanzato, sì? Ho tagliato un pezzo alto 13,5 sì? Per 30? Per 30, okay. Sì. Fatto. L'ho cordonato a 14,5. Sì. L'altro pezzo 14,5 più 14,5 29. Fa 29, quindi a 29. Ok. E ho l'aletta di avanzo. Perfetto. Che va inserita. Ok. Okay. Sulla pagina interna sì. Io ho attaccato il vellum, sì, il vellum sì. Che è rimasto l'ultimo disegno di vellum. Perfetto. Però l'ho diviso a metà. Perfetto. Quindi così rimaneva più liscio. Quindi lo portiamo. Lo ricrei a misura. Perfetto. Lo portiamo a 15x30 e poi lo tagliamo a 15 molto semplicemente. 15. Così.
E lo incollo già? Se vuoi incollare. Ah, ma non è 15, è 13,5, vero? Sì, 13,5. Tagliamo sì. Da qui. Sì, scusate, sapete che io con i conti, cioè, insomma, sono deficitaria. Diciamo così. Ok, lo fermiamo già, che tanto ci mettiamo un secondo. Mettiamo 4 tocchini di colla. Opla. Qua, qua, qua e qua. Sull'interno. Eh beh, Claudia, però cioè, l'hai tagliato a 15, questo è 14 e mezzo. No, no, ma va tutto bene, non vi preoccupate, al quarto tentativo ce la faccio. Così. Ok, adesso portiamo anche questo a 14,5. Le grafiche di questo mese mi piacevano tantissimo. Sono stata quasi tentata di fare un'espansione, un'estensione, però poi mi sono detta, beh, troppe cose. Ok, vedete, con la piega in mezzo, cioè avendo fatto il taglio a metà, la piega è molto più agevole, non correte il rischio che si imbarchi un pochino. Fatto. Esatto. Ok, anche questo lo lasciamo momentaneamente sì. Da parte. Poi hai questa striscia mattone. Yes. E questa semplicemente la cordoniamo, lasciamo tutta la sua altezza e la cordoni a perché così, perché non ho la letta io, aspetta, sì. Ho la letta, ma perché vai, tanto io l'ho portata a 30. È 30? Sì, l'ho portata a 30. Ok, allora facciamo che la cordoni a 9,5. Sì. Più 9,5, quindi 19. Sì. E di nuovo 19 più 9,5 fa 28,5. 28,5. Ok. Giusto? Direi di 29, sì. 9,5. Adesso proviamo se sono uguali. Sì. Sono uguali. Ok. Ad accordion. Ad accordion. Perfetto. Fatto. Ok. Poi hai questa pagina qui col carretto e il barile. Sì. Adesso lo recupero. Io ho inciso un pochino il barile qui sì. Per poter infilare poi quell'avanzo di beige che sì. Ti è rimasto da prima, no? Yes. Guardate qua. Ha fatto un taglio qui. Così per infilare questo. Così. Sì, va bene. Così. Sì, che ci sia, magari. Sì, ci sta. Allargalo un pochino. Ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Benissimo. Ora devi incidere il muro. Ah, era questo che dicevano stamattina. Questo pezzo qua lo incollo intanto, questo avanzo di beige, o rimane mobile? Ma io l'ho lasciato mobile. Ok, perfetto. Se tu lo vuoi incollare, no, no, no. È uguale. No. Allora, il muro, spiegami. Allora, sulla parte sinistra della tua pagina, sì. Quando tu hai la pagina sul tavolo, devi, seguendo sì. Praticamente i mattoni, quindi dal primo mattone sì, faccio la scaletta. Fai la scaletta fino ad arrivare alla quasi, metà. Fino al penultimo, sono arrivata al penultimo mattone, ho lasciato il penultimo mattone intero. Ok, quindi devo arrivare fino qua, ce la posso fare. Partendo dall'alto, partendo dall'alto, quindi okay. Tu se ah, però aspetta, io sono. Vediamo se abbiamo i mattoni messi nello stesso modo. Gira un po' la pagina, girala al contrario. Al contrario. Scusami, ti guardo da Facebook. Da Facebook. Io avevo iniziato a tagliare qua. Ah, beh, sei iniziato. Ma no, non si vede. Mi fa la scaletta e mi rimane il penultimo mattone in tonso. Va bene, allora ok. Okay. L'importante è creare questa scala sì. In modo da poter, banalmente per poterci infilare sì, un sì. 10 centimetri per 10 centimetri. Ok. Cioè non è nulla di trascendentale. Certo. Così.
poi rifilo laddove necessario. Allora. Non so se vedi. Sì, va benissimo. Ok. Ok, vedete. Ora con la striscia marrone. Sì. Ne taglio un pezzo da 20. Sì. E lo cordoni a 10. Ok. Allora 20. E cordoniamo a metà, quindi a 10 centimetri. Fatto. Fatto. E andrà inserito quella, diciamo, fessurazione che hai appena fatto. Ma hai tagliato qualcosa? Cioè io ho fatto questa fessura. Ah, perché tu dici lo infiliamo qua così, certo, e rimane fermo lì e poi lo togli. No, il mio si infila, sì, qui sì, è sì, intero, però si infila sopra, si infila così. Ok, sì sì sì, va benissimo. Io okay, metterò la colla di modo che si possa che rimanga aperto. Ok. Ok, fatto. E l'altro quadratino, sempre della stessa striscia marrone, gli ho creato una piccola letta da infilare dietro questa, sempre nella stessa paginata. Perfetto. Così, quindi crea un centimetro di aletta, quello che sì, vuoi, e lo puoi già incollare dietro. Benissimo. Questa pagina mattone. Righe di metallo, no, sono andata a mano libera, ma non è venuto così male. Su, via. Non mi ha detto niente neanche la Germana. Esatto, non mi ha detto niente neanche la Germana. Insomma. Allora, incolliamo questa, che così è fatto. E va inserita qua. Fatto. Allora, adesso possiamo cominciare a montare le pagine. Perfetto. Una sull'altra. Dimmi tutto. Allora, la prima pagina è questa qui con questo l'ho attaccato io, questa è con le nuvole. Sì, adesso la prendo. Okay. All'interno della cordonatura di questa pagina va inserita la tasca beige, la letta della tasca beige che abbiamo sì, creato. Aspetta solo un secondo che trovo la pagina. Sono, scusami, solo le nuvole, vero? Non c'è altro? Sono solo okay, le nuvole, sì. Questa pagina era divisa in due, dovresti avere solo le nuvole. Questa, ok. Allora, scusami, nella cordonatura devo inserire questa, perfetto. Quindi adesso devo fare un taglio, questa sarà alta 10. 10, 10,5. Ecco, leggermente più grande e inserisci la letta. Io lo faccio con la taglierina. Inserisci la tasca. Sì. Allora, mi rimangono 5, in realtà 4,5, quindi 2,75. Vabbè, proviamo. Proviamo così. Poi, nel caso, allargo. La Germana si è distratta, dici? Oppure si è rassegnata? Ah, guarda che per un millimetrino. Sì, va bene. Così, questa la incolliamo di qua. Adesso sì, metto... No. Fai attenzione che si apra la, che pieghi insomma sì, la taschina, lasciati un po' di gioco. Così, quella taschina non l'avevo ancora incollata, scusatemi, lo faccio adesso. Così, e intanto incollo lei. Ci mettiamo un briciolo di biadesivo che così si ferma subito. Un po' la Germana sicuramente si è rassegnata, so anni che insomma se prova, ma io non collaboro così tanto, no? Ok, fatto. E la taschina è qua. Okay. Sulla facciata anteriore di uh-huh, questa pagina che è bianca, sì, io gli ho incollato un pezzo, quel pezzo da 15x15 di acetato. Sì, perfetto. A me rimane l'ho incollata dalla parte sbagliata la letta, forse tu l'hai incollata dall'altra parte. Vabbè, ma tanto viene nascosto dall'acetato. Vabbè, sì, l'ho incollata forse dall'altra adesso parte. La giro e poi la sistemo, non vi preoccupate. Sistemo dopo. Allora mettiamo l'acetato. Per l'acetato vanno tanto bene i punti di colla. A
questi sono quelli piccoli, ma va bene lo stesso. Tac. Ok. E lo mettiamo così. Però perché è più grande? Perché non l'avrò portato a misura. Infatti. Ok. Ok, sulla parte anteriore. Sulla parte anteriore. Ok. Okay. Ora devi solo incollare la letta. Sì. Mi domanda, ma le pagine come le uniamo una all'altra? Le uniamo mettendo la parte anteriore su quella su posteriore. Le incolliamo una sull'altra. Ah, perché questa è la prima pagina. Ok, sì, quella sì. Quella è la sì, prima sì, pagina, sì. Scusate, mi mettete veramente a dura prova. Non avevo registrato tutte e due le informazioni. Ok, incolliamo questa, che così sta ferma. Adesso l'ho un po' paciugata, ma guardate, le mettiamo una pinzetta. Ok. Ok. Vai, andiamo sulla seconda. La pagina dopo è, okay, è la pagina tutta bianca del foglio, sì, extra che abbiamo. Eccola qua. Nella quale all'interno mettiamo quella parte di vellum che abbiamo ritagliato. Perfetto, questa che farà una tasca, vedete questi due lati. Che farà una grande tasca. Ok. Io qui metto il biadesivo qui, perché essendo una tasca ho bisogno che regga un pochino anche qualche movimento. È una striscia lunga di un altro biadesivo che vado a prendere. Aspettate un attimo. Scusate, arrivo. I punti di colla, adesso te li faccio vedere. Secondo me alla fine non si vedono. Ah, ho preso quello più grande. Vabbè. E sono molto comodi perché ci levano il disturbo, diciamo. Ho sbagliato la misura del biadesivo. L'unico accorgimento di questo è centrare bene le due cordonature. Certo. In modo che quando la pagina chiude... Ok, ci proviamo. Allora, io farei così per centrarla. La chiudo. La metto al centro. E poi lascio andare. Esattamente. Ok, allora ti faccio vedere i punti sull'acetato, vedi? Cioè in realtà dove c'è il disegno praticamente spariscono. Sì, domani sì, vorrei fare qualcosa con la Winter Woods, vediamo se riesco a stamparmi le foto. Qui ha preso un po' di pelucchi della mia maglia, vabbè. Ok, fatto, la devo incollare, giusto? Ok, adesso puoi incollare le due pagine praticamente. Perfetto. Cominciare a incollare le due pagine, quindi... La facciata anteriore è stato di questa, va incollata sulla facciata posteriore di quella precedente. Allora, allineiamo qui. Più difficile a dirsi che non a farsi, certo. Ok, e le teniamo intanto che lavoriamo sulla pagina successiva ferme con una pinza di modo che si blocchi un po'. Adesso non trovo più la pinza più grande, ma va bene. Ok, la terza pagina sarebbe... La terza pagina è di nuovo quella con le nuvole. Ok, pezzo delle nuvole. Eccola qua. Io ho messo una tesserina, sì, a mo' di flap verticale. Yes, questa qua. Quindi facciamo una cordonatura su questa parte. Sulla parte marrone fondamentalmente. Sulla che così... parte marrone, certo. Ok, pieghiamo, ed è a destra, giusto? A destra, sì. Al centro? No, un pochino spostato sempre sulla destra, okay, centrale.
Ah, ok, le mie nuvole però, guarda, gira la pagina. Sì, se sono già sotto, no, no, perfetto. Sono al contrario, okay. Perché poi le ho usate come, come sfondo. Certo, certo. Ok, fatto. E quindi incollo. Sì. Ok. Quindi, colla. Questa e sovrapponiamo queste due facciate con la colla, ho poi la possibilità di spostarla un pochino cercando di allinearla meglio. Vedete che pasticcetto che ho fatto qua, questa è piegata male per esempio ed è uno dei motivi per cui poi mi viene, ma non importa, lo nasconderò. A posto. Adesso la prossima pagina praticamente sì? È fatta semplicemente dall'acetato, quello 30x15. Sì, eccolo qua. E l'hai semplicemente attaccato? Ho praticamente attaccato come se fosse una pagina normale sulla pagina che abbiamo appena sì. fatto. Dall'altra parte gli ho attaccato... Che cerco di sì. fatto, allora, queste sono le pagine, no? Sì. Da questa parte qui ho attaccato, scusami, la pagina quella con una delle pagine con i mattoni. Sì. Però prima di attaccarla sì. ho inserito il, come chiamarlo, il piccolo accordion, quello con il vellum, il paesaggio sì. di vellum, quello un po' più piccolo che abbiamo creato okay. prima. E l'hai inserito? L'ho inserito tra l'acetato e la pagina con i mattoni. Scusami, tra l'acetato e la pagina con i mattoni. Posso chiederti se mi fai rivedere sfogliando com'è? Sì, adesso ti cerco grazie. Di spiegarmi meglio, scusami. Sì, no. Allora, questa è la pagina... Sì. Come se fosse una pagina sì, normale, però posto. In realtà è solo fatta con l'acetato. Quindi okay. da questa parte viene sì. incollata direttamente sulla pagina okay. precedente. Da questa parte qui tu avresti sì. la pagina... Il bianco del... ok. No, hai solo l'acetato sì. qui in realtà okay. a questo punto. Devi attaccarci... Ho capito. Però tra... questa con i mattoni e la pagina con l'acetato, dobbiamo inserire questo. Ho capito, io ho fatto prima. Ho fatto la letta dal lato sbagliato, ma adesso la rimedio. Lo inserisci dall'altra parte, non cambia niente, lo inseriamo dall'altra parte. Nell'altro verso, non è un problema. Ma io l'ho inserito sì. sulla pagina sinistra. Sì, io inserisco a destra, sì, per forza. Lo inserisci a destra. Perché lo metto qua così. Nulla. Lei ha fatto questo, inserito qua così e poi piegato così. In pratica è bianco quando è tutto chiuso. C'è il esatto. bianco, ok. Ragazze, ho fatto non gliel'ho neanche chiesto in realtà dove... Ma non importa, lo invertiamo. Ok, allora... sinistra, allora sì. quello lo lasci da parte e lo facciamo dopo. Allora, intanto attacco l'acetato 30x15 sulla parte a destra, guardate. Esatto, no. Sì, a destra, a perché sinistra. A destra perché io a sinistra devo mettere la letta, perché è al contrario. Ma anche dall'altra parte dobbiamo mettere una letta, sull'altra pagina... No, aspetta allora, perché sì. dobbiamo mettere questa letta che abbiamo, questo accordo, questo che abbiamo fatto, aspetta che lo stacco, questo color mattone. Ok. Perché da una parte c'era quello, okay. l'accordo, quello con il paesaggio, col sì. vellum, dall'altra parte la striscia color mattone. Tu devi semplicemente invertire a questo punto. Quindi la striscia color mattone... Ma è a destra? No, scusami. Adesso ho capito. No, in realtà allora va bene, io la posso inserire a destra, ma anche tu ce l'hai a destra. Questa striscia qua, dell'accordion grande, tu ce l'hai a destra sui mattoni. No, io no. ce l'ho a sinistra, Clelia. È sinistra, non sono capace di distinguerle. Sinistra. E da quest'altro lato hai questo. Guardami un secondo da Facebook appena ci arrivi. Sì, allora, quello grande con il paesaggio sì, a sinistra. Esatto.
a sinistra, sì. E l'altro a destra. Quindi in realtà sì, io adesso li lascio così e non tocco niente e incollo. Adesso che tutto, ok, okay, era giusto, alla fine era giusto. Sì, 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 ah, sì. Ok, ok. Sì, sì, sì. Ma vabbè, sapete che per me destra e sinistra, insomma, sono un master level che, insomma, non ho ancora superato. Allora, così, intanto attacchiamo questo lato, che così è fatto. No, no, no. Belli i punti di colla, però. Così. E questo è fatto. Un bicchiere d'acqua. Sì, vai. Prima di attaccare qua, devo attaccare questa aletta qui. Mi conviene in realtà qui smussare di un 2 mm. Perché così quando si chiude non mi dà fastidio. 2 mm è ininfluente in termini di... Voilà. Allora, quindi poi mettiamo il biadesivo qui. Questo qua. Dove sei? Qua. Così. Ok, gli metto anche un briciolino di colla. E questo va inserito qui sulla pagina dei mattoni. I soliti problemi, non è cambiato niente, certo. Va inserito qui. Così. E adesso ci mettiamo un attimo una pinzetta qui. E mentre qua si ferma un secondo, dall'altro lato, prima di unire alla struttura dell'album che abbiamo già fatto, dobbiamo attaccare questo accordion qua. Così. Quindi di nuovo striscia qua. Sì, e lo hai già attaccato? No, a sinistra, a destra no. Ok, perché non è così fondamentale, però sì. Io per tenere chiuso questo mini accordo, sì, questo color mattone, ho usato questo banner, no? Sì, che hai infilato. Che però ho inserito, sì, in un pezzo, in un mattone, quindi prima di tagliare, cioè, sì, prima di incollare questo banner, sì, questo qui grigio con, sì, sì, la zucca e le foglie, io l'ho piegato un pochino al fondo e ho tagliato qui, cioè, sì, ha inciso, sì, sì, ho, sì, tagliato qui, ho inciso e l'ho infilato dentro. Ok, facciamo una piega tipo 8. Lei ha fatto questo prima di incollare, ha inciso qui uno dei mattoni e ha inserito questo, di modo che quando questo sarà incollato qui dietro, il bannerino lo tenga chiuso. Gli hai messo poi un velcrino o qualcosa? Sì. Ok, perfetto. Allora, sì, aspettate che Clelia ne fa un pezzetto alla volta. Incolliamo questo, che è l'accordion, così poi ho la misura di dove andare a mettere il bannerino. Esatto. Così. Poi, i velcrini della Clelia... aspettate che... Prima impallavano l'iPad, quindi devono essere qua da qualche parte. Spesso li troviamo. Il velcrino, una calamitina, ma il velcrino va benissimo. Ne prendiamo uno. Ok. Allora, il velcrino va sul bannerino e poi di conseguenza sull'accordion. Quindi io inizio ad attaccarne uno. Qua, gli metto questo qui e adesso mi occupo di fissare il bannerino. Allora, l'accordion è così, se io lo faccio il taglio qui, questo è più che sufficiente per fermarmi l'accordion. Quindi facciamo che aprire questo varchetto qua, mettiamo un po' di colla qui dietro, tanto questo verrà nascosto dalla struttura, esatto, non ce ne dobbiamo preoccupare. La fattura va fatta un filino più alta. Così. Ho usato l'occhiometro. Anche togliere un pezzo. Ma guarda, l'ho ribaltato tutto dentro, quindi. Okay. Così, questo così, spellicolo qua e lo attacco. E lui non rimane chiuso perché l'ho attaccato dall'altra parte. No, anche il mio non rimane chiuso. Ah, ok, ok. Sì, okay, sì, okay. Non può rimane fermo. Chiuso, però lo blocca. Come dire, da decorazione, okay, sulla quel pezzo che è tutto bianco. Perfetto. Dall'altra parte, per tenere
in realtà no, ma per non per tenere fermo, ma per fare decorazione. Ma perché l'ho piegato al contrario, mi sa. Il tuo accordion ha l'arancione fuori. No, è il bianco. Ah, il bianco, ok, scusatemi. È giusto. Adesso la smetto. Perché, no, è giusto. Aspetta, ok, con le cuffie. A posto. Perché poi l'ho decorato. Okay. Perfetto. Ok. Dall'altra parte le pagine flap lì, sì, che abbiamo fatto, per tenerle chiuse, diciamo, sì, ma più che altro per decorazione, gli ho creato una striscia. Sì, ok. Quindi con un pezzo di cartoncino di foglio bianco che sì, mi avanzava da qualche sì, parte. Abbiamo un pezzo di bianco proprio che, se non sbaglio, E poi l'ho ricoperto con la carta da rivestimento, ma semplicemente per renderlo un po' più sostenuto. Ok, allora questa fascia che quanto è larga? Questa fascia dovrebbe essere larga 13,5, giusto? Alta sì, no, è alta sì, è la larghezza. Emma, scusami, la fascia, cioè sì. Il coso. No, la fascia. È larga 4 centimetri. Allora. Quindi 13,5 più 13,5 fa 27, tieniti quel mezzo centimetro in più, fai un 28, 27 e mezzo. Sì, perché no, devi fare, si devi mangia. Fare, considerare anche che si deve incollare un pezzo sull'altro. Esatto. Quindi... Allora, io adesso l'ho fatta, vediamo se basta, 28. Facciamo tanto la nostra pagina è 15. La nostra pagina è 13,5. Allora va benissimo. Vi diamo 2 millimetrini in 13,7. Così. E mi avanza questo, che non è tanto, ma mi basta per chiuderlo. Mi avanza un centimetrino. Sì, sì, allora è sufficiente. Ok. Adesso vediamo se ho fatto bene i conti o se è da rifare. E poi la rivestiamo con la carta da rivestimento, che a questo punto però l'hai tagliata e l'hai semplicemente incollata sopra, giusto? Sì, l'ho semplicemente incollata sopra. Ok. È questo che dobbiamo fascettare. Ma non ci entra neanche se prego in cinese, perché avrò fatto un'altra misura. Scusate. 13 e mezzo per 13 e mezzo fa no, avanzava troppo poco. Sì, non... sì. Rifacciamo. Dove è finito quel pezzo di carta? Qua. Allora. Sempre 4. Adesso lo faccio per tutta la lunghezza. Ah, perché tu ti ho tagliato a misura. Come mai? Non si capisce, aspettate. Prendiamo un altro foglio di carta d'avanzo, meno male che ho un sacco di scarti. Allora, una striscia da 4. Il nostro flap, accordion flap, è 13,5 di altezza. Deve fare il giro con qualche millimetro in più e almeno un centimetro per incollarlo. Quindi 13,5 più 13,5 fa 27. Facciamo che sia 27,5 che ci serve. Deve essere almeno 28,5. Giusto? Punto, se hai un 30 tieni io lo faccio un 29, che così almeno sono tranquilla rispetto al fatto che non mi venga a mancare, e proviamo a fare una piega quasi a 14. Ok, sì, ci può stare. E a questo punto faccio l'altro pezzo. Proprio la stessa cosa. Ah, sì. Direttamente l'occhiometro. Tiziana, non ridere. Guardala. Allora. Qui abbiamo fatto la piega. No, l'ho fatta dal lato sbagliato la piega, ma non importa. Ti conviene incollare la carta da rivestimento prima di incollare, così fai una strisciata unica. Ah, ok. Sì, ce l'ho. Pezzo. Ah, vedete, nonostante abbia preso le misure, un pochino comunque ancora mi falsa, perché questa carta fa tanto spessore. Ok, allora prendiamo un pezzettino di carta da rivestimento che sia 4, la parte che rimarrà visibile, adesso la misuro, è quasi 28. Allora, così
taglio abbondante perché c'è il bordino bianco nella carta da rivestimento, quindi... E poi c'è la piega che ti mangia quel paio di millimetri, sì. Quindi piegati. Certo. Allora, intanto portiamo qui bene a 4. Ah, ma guarda, adesso io faccio in maniera ancora più alternative. Guardate come si usa l'occhiometro, che è questo strumento difficilissimo da usare, che la Germana aborra, ma che a noi comuni mortali serve. Guarda la Germana. Incolliamo. Non riesce più a guardare. No, lo so, vabbè. Incolliamo tutto quello che ci serve e poi rifiliamo. Noi che non sappiamo fare bene di conto, dobbiamo far così, e l'ho anche fatta più larga, ma non importa. Noi facciamo così. Zac. Hai visto? Perfetta. Che problema c'è? Scusate i miei capelli. Voilà, a posto. E sopra ci hai incollato qualcosa di decorativo? E sopra gli ho incollato questo, cioè gli ho fatto una mini decorazione. Ok, con un cerchietto piccolo, quello lo faccio con dopo allora. Un piccolo, sì, okay. Ma ho anche con uno scallop, sì, o sì, sì, quello sì, che sì. Vuoi. Allora, è ancora giusta giusta, ma adesso noi la inseriamo. Guardate, che avessi fatto 2 millimetri in più non le guastava mica. Sì. Niente, la carta dà questo spessore che... Bisogna tenersi proprio sì. Larghi. Mezzo centimetro bisogna dargli, considerando che deve fare 2 giri. Sapete che non va bene? No. Perché non si sfila. Guardate. E se rifili la cordio... Ma ormai l'ho attaccato, non riesco più. Non importa, sì, se lo apri gli togli quel millimetro. Ma è in altezza che glielo devo togliere. Poi c'è il vellum attaccato, viene una... Non ce la posso fare. Allora, facciamo che noi... No. Noi gli diamo una piega a 14, poi a 28 dovrebbe piegarsi e noi lo tagliamo a 30. E facciamo di nuovo comunque con l'occhiometro, perché il rischio... Allora, così. Adesso questo qui va bene come dimensione. Lo piego a mano e mi taglio una striscia che sia almeno 28 di carta da rivestimento, perché altrimenti non mi è sufficiente. Ma non sembra, ma questa carta comunque un 260 grammi, due pezzi uno sull'altro, cioè, ti mangiano via un sacco di spessore che non ti immagini, perché uno immagina una volta che lascio 2 mm sono a posto. Invece no. Infatti, invece no. Perché alla fine sono 2 mm sopra, 2 mm sotto. Guarda, mezzo centimetro ci è voluto. Sì. La piega a metà la devi fare distante 3 mm praticamente. Allora, facciamo comunque con l'occhiometro questa cosa della piega, cioè del rivestimento. Così. Vediamo. Voilà, guardate, abbondiamo proprio così. E questo lo inseriamo così. Ma questo possiamo anche tagliarlo, in realtà, che mi fa ancora più spessore. Così. La facciamo asciugare un secondo, perché sennò adesso che la provo a metterla sicuramente mi si sfascia. Intanto però posso attaccare questo pezzo, okay. Che così mentre questa si salda, mentre questa si salda, posso attaccare lei qua. Sì, tanto non faccio danno perché la fascetta va messa poi dentro, non vado a disturbare niente. Così la Germana intanto si è ammutolita dall'orrore. Addio, dormi. Secondo me non ci sente. Anche secondo me non ha l'audio. No, secondo me non sente più perché Patrizia. No, non si sente. Va bene. Non se ne è accorta, ma non ci sente. Voilà, fatto. E adesso questa qui
Non ci senti? Ah, non sente. Ah, forse non ha l'auricolare, non sente più. Ok. Ma voi ci sentite? Da Facebook, Okay. E adesso la fascia va. Ok, siamo tutti contenti. Va bene, la pagina dopo. Perfetto. La pagina dopo è la pagina col carretto e la botte. Sì. È semplice. E la puoi incollare. Benissimo. Voilà. Dicevo che era un po' troppo quieta, eh? Così, e la allineiamo così. Ok. Ok. Dopo abbiamo di nuovo la pagina con i mattoni, che è quella che abbiamo intagliato, giusto? Che abbiamo già intagliato. Allora, io qui devo fare attenzione a come devo incollarlo, perché noi dobbiamo andare a mettere questo qua. Esatto, devi incollare solo sui bordi, perché devi lasciare la possibilità di inserire. Quindi devo incollare solo questo pezzettino qui che lo lega da questo lato e poi il resto come se fosse una tasca. Come se fosse una tasca, sì. Okay. Quindi proprio solo i bordini, sì, perimetrali. Yes. Adesso poi la lasciamo incollare e proviamo un attimo. Ok. Ok, fatto. Okay. Fatto. E poi ti rimane l'ultima pagina, che è di nuovo la pagina con il paesaggio. Aspetta che qua, allora io mi fai vedere come rimane la scaletta da te, perché forse ne posso incollare ancora un pezzetto. Ah, ok, tu questo l'hai proprio incollato tutto, ok. Avendo cura di lasciare questo, allora avrei dovuto non incollare questo. E se io metto questo così, io ho bisogno che questo rimanga così. Così deve rimanere. Ok. Dovrebbe essere, sì, giusto. Sì, sì, okay, sì, sì. Al limite puoi provare ad allungare con le forme. No, ma se ti entra. Sì, sì, entra. Non ci sono problemi. No, okay. Entra. Ok. E okay. Giro. E poi hai l'ultima pagina. Che è quella... Con okay, il paesaggio. Okay. Ho ancora un pezzo di acetato qui, ma mi sa che ho usato l'altro pezzo e era per quello. Hai che non era a misura. No, no, ma secondo me era quello. C'è? Perché aspetta che sì, controllo, non c'è sulle pagine dell'album. Credo che sia che ho usato l'avanzo invece di quello che avevo tagliato, che infatti non era a misura. Ma non mi ha stupito, ah, perché okay. Ok. Ok. Ok, quindi sì, questo è tutto fatto. Sì. Perfetto. Dovresti forse avere un pezzo ancora di bianco, di carta bianca per fare una tasca? Sì. Sì. Ok. Quindi sulla copertina, allora l'album questo è praticamente finito, è solo da decorare. Ok. E quindi va incollato sulla copertina a destra. Destra. Lo incollo già? Vado. Come vuoi, se vuoi fare prima la decorazione, se ti è più comodo prima no, la decorazione della copertina, per così hai le pagine più comode. Ma no, vuoi. Guardalo in collo, secondo me. Ok. Allora, così. Ok. Quindi chiuso e parei. Ah, è carino. Ah, ma ti sei smutata da sola, Germana, cioè ti sei tolta l'audio da sola. Vedi il karma ogni tanto. Beh, ma no, se non se ne è neanche accorta. Esatto. Hai tolto l'audio. Chi lo sa. Va bene. Ok, allora la tasca, dimmi. La tasca è una tasca che mettiamo da bianca, che sì? Mettiamo sull'inizio di sulla pagina di copertina che è... 14,8, sì, per tenerci un pochino, per, ti dico quanto, sì, io di altezza, per 9 di altezza. Devo fare, lasciare però un centimetro più, in più? Sì, più, okay, le alette per... Quindi 16,8 per 10.
per 10. Ah, che quindi questo pezzo non mi basta. Se la faccio 8 è troppo bassa. Sì, no, va bene. Okay. Va bene. Poi tra l'altro io dovevo coprire un buco. Ok. No? Tranquillamente. Perché gli elementi decorativi talvolta coprono paciughi. Ovviamente. Sei autocensurata, sì, paradonna. Schiaccia qualcosa per sentirti. Dovresti avere un tastino col microfono, ma non ci senti proprio da Zoom? Da Zoom non ci senti. Ci senti? Ah, io il labiale così non lo leggo. Dal telefono? Compro una vocale. No, non ce la posso fare, Germana. Vabbè, non importa. Scrivici su Facebook. Povera donna. Così e così. Ok, posso rivedere un secondo la copertina così vedo come l'hai posizionata? È sull'interno della copertina, voilà. Sull'interno della copertina. Perfetto, così. Hai fatto un invito o no? Sì, ho fatto, un invito. Ok, prendiamo il concettino. Non senti Zoom. Ho fatto fare un giro di washi. Ok, prima di incollarla, che così. Prima di incollarla. Secondo me hai cliccato qualcosa. Vabbè. Basta che per il prossimo tu abbia risolto. Zoom. Voilà. Così. Ma se provi a uscire e rientrare? No, si è disperata. Ma è dritto, cosa ho fatto? No, è giusto, è dal lato giusto? Non è disperata per me. Mettiamo il biadesivo, che così la teniamo ben ferma lì sopra. Non lo so, sta facendo gesti strani la Germana, non capisco. Germana, scrivi, che così mi preoccupo. No, respira. Non sto capendo. Vabbè, così spellicoliamo. Anche così. Oggi è un live impegnativo. Sì. Allora, mettiamo anche uno zinzinello di colla. Così. Non poterti dire nulla mi fa arrabbiare. Mi rendo conto, per quello ti dicevo pigia. Perché da qualche parte ci sarà l'inghippo, no? Che poi ti fa tornare a sentire. No, ma voi dovreste vedere... Che faccia che sta facendo? Cioè, c'è da preoccupare. Sì. Ha dei gesti inconsulti. Inconsultissimi. C'è da preoccuparsi. Poi ok. Cerchiamo di leggere il suo labiale. Ma... E non ci riusciamo. Fatto. Ok. Ora c'è solo da decorare la copertina. Ok, e abbiamo il cerchio scallop da circa 12 centimetri. Tu sì. Qui hai allora, la scritta l'hai fatta in alto. Allora, sì. La scritta l'ho fatta, le piccole cose sì. Sono quelle che restano nel cuore. L'ho fatta in marrone io, sì. Più o meno in alto, verso un po' sulla sinistra. Sì. Allora, io ho qua un verso fine clear marrone che va benissimo. Prendiamo un blocchetto di acrilico e facciamo prima la scritta, che così poi intorno ci mettiamo gli abbellimenti. E no, li ho schiacciati tutti i bottoni e sarà il modo in cui ti sei messa muta, ritengo. Io ti farei vedere che io non sono presentabile, ti mostrerei al pubblico. Allora, la timbrata in alto verso sinistra è la mano che non scrive. Ok, chiudiamo anche qua. Quello è opinabile, con cui io non scrivo. Io ho usato il Pinecon. Adesso pulisco solo un secondo il timbro. Li ho schiacciati tutti, non lo so, speriamo che per il prossimo live sia a posto. Adesso sta mangiando qua. Vabbè! Ma sul serio, esce e rientra? Può farlo, no? Sì, certo che può. Il password, il codice. Certo che puoi.
prova, Germana, prova, che così mi sgridi un po'. Okay. È andata via. Ciao, ciao Germana. Ok. Allora, questo qui dietro. Poi, quindi... Solo noi, eh? Solo noi riusciamo. Sì, 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 sì. Allora, io adesso qui ho gli appiccichini e devo cerco di ricreare il clusterino che hai fatto tu lì davanti. Ti ho usato sia puffi che dai carte. Ok, allora... Adesso... L'ho spessorata, questa. Ok, perfetto. La fustella l'ho un pochino spessorata. Allora, siccome tanto non ci zoomo fino lì, ho usato un sacco di zucche. Allora, guarda, cerco di riprodurla più o meno. Posso mettere... Sì, io sto mettendo il nastro di adesivo. Sì, allora, eccola. Eccola. Tu puoi hablar? Di qualcosa? Aiuto, ci sono. Oh, welcome back! So cosa ho combinato. Ma chi lo sa? Non farlo più, però. Non buono questa cosa. Non farlo più. Ma allora, sono disperata, disperata. Guarda, Mariella, improvviso. Improvviso, sì, un pochino, sì, perché... più o meno l'idea. Sì, è quella, certo, tu. Guardate. Ha messo due ticket così. E poi qui c'è un insieme di zucche, adesso ne tiro fuori qualcuna anche da qua, alcuni sono puffy, altri sono dai cut. Guardate, inizio a creare un clusterino qua così. Vado un po' a sentimento perché sennò non ci zoomo fino lì, portate pazienza, l'età. L'età. Dicevamo, no? Così. Ha creato tutto un elemento decorativo che sta benissimo, che è molto bello. Sovrapponendo i vari elementi qui che incornicino praticamente un pochino la scritta. Io ci aggiungo anche due rametti che mi piacciono. Ha messo anche delle ruotine, dei carri che mi sembrano molto belle. Aggiungo anche un'etichettina messa qua così. Voilà. Un'altra zucca. Ricorda che tre devi avanzarli. Tre li avanzerò, spero. Ci provo. Ci provo, Germana. Ci provo. È che sai che per me appiccicare è gioia. Voglio vederti, guarda, se decidi di non partecipare al Master of Scraps, una te la regalo e devi farla, ti prego. Però sì. Si può usare altro o solo quello del kit? Allora, credo che darò come condizione che si debba usare quello che c'è nel kit, si potranno aggiungere dei fondamentali tipo il bianco, il vegetale, poi c'è, cioè, calamitine, velcrini, cosine... No, ma tipo fustellatine, queste cosine qua, no. Devi usare solo quello che c'è nel kit, no. Tendenzialmente, okay, ti direi di no. Adesso ci ragiono ancora, adesso le stilo le regole. Dai, bene, bene. Ma questa è una sfida per me, vedrai. Sì, nessuno vince, ma tutti si devono divertire, lo scopo è quello. Assolutamente, sì. E sapete che non amo le cose competitive in questo settore. Quello è un collo. Mi sono preso, sì. Ok, vado. Vai. Ok. Oh, è bellissimo. E qui ci potremmo aggiungere anche, guardate, un altro ramettino qua. L'idea è di trovare delle ispirazioni che ci consentano di sfruttare al massimo quello che abbiamo. A volte non abbiamo così tante cose. Il tuo vaso con i fiori non è bello. Il tuo vaso con i fiori è meraviglioso sul dorsino. Sì, questo hai messo. L'ho spessorato. Ed è un die cut. Questo lo... ok. Questo puffy l'ho spessorato per metterci i fiori dentro. È meraviglioso. Mi è piaciuto tanto. Sì? Nella sfida c'è anche l'obbligo di usare tutto? Magari non puoi non usare tutto, però c'è poco nel kit, nel senso che quelli che ho messo insieme fino ad ora, per mantenere un costo ragionevole ovviamente, per dire, ci sono 5 patterned o 5 basic, e 3-4 pezzi di abbellimenti, dipende un po' dal costo dell'abbellimento. Quindi magari hai il blocchetto di sticker che ti dà un sacco di elementi e chiaramente su una cosa piccola non lo puoi usare tutto. Oppure magari hai il foglio di chipboard piccolino e il pacchettino di die cut che in un progettino piccolo li consumi, no? Dai, facciamo che la crispi da tutti. Brava, ok, questo l'ho fatto. Cioè, dietro hai messo qualcosa, vero? Dietro ho messo sempre la casetta Puffy. Puffy, perfetto.
così. No, ma lo spiegherò poi bene quando mi arriva tutto. Per ora mi sono arrivate solo le etichette, ma non mi sono spiegata bene con la tipografia e non sono adesive, quindi dovremo attaccarle a manina. Ma vabbè, lunedì arrivano le buste, vediamo il tempo di prepararne almeno una cinquantina e poi se finiscono ne faremo insomma degli altri. Allora, dentro c'è qualcosa in particolare che vuoi che io faccia? Vado. Cioè, vai tu di vado e decoro. Vado. Non hai bisogno del mio suggerimento per Mariella, ti prego, non dare questa libertà. Vado e decoro. Ma allora, se alla Germanà se ne diamo pochi di appiccichini, magari li usa. Magari le viene da tenersene lì uno o due per una questione di affetto, perché lei poi è fatta così. Però magari li usa, perché ti ho vista usarne cose, magari poche, ti ho visto rubare gli avanzi dai tavoli delle vicine. Sì, gli avanzi tutti. All of them. Allora, guardate, questo lo trasformiamo, gli tagliamo questo pezzettino qui e lo usiamo in questo modo. Io ho sempre rubato tutte le fustellate avanzate. Che ridere. Che ridere. È uno dei motivi per cui i corsi in presenza un po' mi mancano, no? Perché poi si rideva veramente tanto. Allora, qui ci potrebbe stare benissimo uno di questi che sembra fatto apposta. Voilà. E poi andiamo di bannerini. Allora, vorrei qualcosa da mettere qua. Di lato. Ah, una taglia. Questa qui non è di questo set, ho sbagliato. Va bene. Allora. Io farò qualche live dove do le mie interpretazioni, poi ovviamente ognuno insomma reinterpreta come vuole, però sto pinnando un sacco di progettini carini, molto semplici, che magari non ci pensi mai, ma a volte veramente tre fogli di pattern ed hai fatto il progetto. Bisogna solo ragionarci e costringersi secondo me a usare quello che c'è, no? Sembrano, ma con tre fogli si fa un sacco di cose. Con tre fogli si fanno un sacco di cose. Solo a voi avanzano tante cose. Vabbè, nei layout avanzano cose anche a me, devo dire. Ma nel resto, no. In un album riesco magicamente a trovare il modo di collocarli tutti. Non vi preoccupate. Anzi, il rischio è che la Clea rimanga senza. Allora, qui cosa possiamo mettere? Qui sicuramente l'unica cosa che mi viene in mente se ti piace idea è che ho usato sul muro questi rami pazzi, come se fosse un'edera arrampicante sul muro, che è bellissimo, ma li ho usati che hai già usato. Ma aspetta che forse ho un set qua avanzato, vediamo. No, ovviamente i rametti, siccome mi piacevano molto, li ho usati. Vabbè, non importa, non cambia niente. Era solo che certo, però era molto carino. Era molto, molto era carino. Era l'idea del rampicante, come dire. Certo, è che sapete che quando ho gli appiccichini tra le mani, poi insomma, succede quella roba. Ma anch'io li uso tanto. Li uso ma infatti tutti. Tu mi dai un sacco di soddisfazione. Poi quando sono della collezione sono belli, perché poi fuori contesto magari perdono persino un pochino, invece così certo. Sono perfetti. Ma perché è sempre lì che il trucco è usarli cioè usare gli elementi coordinati, questo ci rende il lavoro molto 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 più semplice, molto più facile. Assolutamente. Io all'inizio questa cosa non la capivo e continuavo a comprare cose a caso, ma veramente cose a caso, magari prendevo un foglio qui, un foglio lì. Ma quello lì non mi consentiva mai di portarmi a casa un bel lavoro coordinato e finito. Hai ritagliato anche le immagini. Brava, che soddisfazioni, Nadia. Questo lo spessoriamo, è così che si fa. Io ritaglio anche il titolo dell'album, perché va benissimo come certo. Sentiment. La dimensione è giusta. In questo ho ritagliato novembre 2022, l'ho infilato su un ingombro foto perché va bene. Oh, io trovo che appiccicare mi rilassi così tanto che è una roba, è diventato irrinunciabile, e vi assicuro che all'inizio non capivo il senso di tutti questi abbellimenti, sticker, no? Veramente, poi ho iniziato a fare qualcuno dei progetti di Simple Stories, un po' di corsi, e mi sono resa conto che per me sono veramente
the maximum. E quindi adesso sono diventata il mostro degli appiccichini che sono, ecco, cioè che li uso tutti, capite? Cioè, che poi si passa da un estremo all'altro. Allora, qui sotto mettiamo questi. C'è anche il discorso che facendoli senza foto hai la possibilità di mettere appiccichini. Quando metti le foto sei un pochino più, non tantissimo, perché anche con la foto si possono fare dei cluster così. Poi li metti sulla foto. Metti in risalto, esatto, metti persino in risalto la foto. Però facendoli in questo caso come li facciamo noi senza foto hai spazio da mettere. Certo. Perché in questo qui ad esempio io ho messo l'ingombro foto e considerando l'ingombro proprio come delle foto in realtà ho usato tutti gli appiccichini lo stesso. È chiaro, certo. Io adesso per esempio ingombri foto non ne sto mettendo, ma se vedete nei video che si vedono di tante creative online spesso e volentieri gli album sono fatti senza ingombri, non so se ci avete mai fatto caso. Sono fatti senza ingombri e con molti spazi ampi vuoti, che è una roba che a me non riesce, ecco, su questo sono abbastanza oggettiva con me stessa. Gli spazi vuoti che si vede la carta che si ammira. Ma sì, ma che si vede un po' la carta mi sta bene, ma c'è bisogno poi inserire cose. No? Con tutto quello che ci metti a studiare le carte. Ma voglio che vengano usate, capisci? Cioè, ci metto tanto a studiarle, ma voglio che vengano usate. Cioè, voglio che facciano la felicità di qualcuno. Questo che era un pezzo del cluster ci sta perfettamente. Così, e li mettiamo chissà questo. Combinato. Non lo so, avrei toccato qualcosa, però hai visto, bastato di entrare e uscire. Sto cercando di guardare se c'era qualche cosa, poi capirò, forse. Ah, sì. L'importante è che adesso puoi dirmi cose. Sì, visto? Bello. A volte basta veramente poco, uno si mette lì, prova, no? Domattina, sai che non ho, allora mi piacerebbe fare un album con la collezione Winter Woods di Simple Stories. Devo vedere se faccio in tempo a stamparmi le foto, perché è un album di cui mi piacerebbe nel quale mi piacerebbe mettere le foto. Vorrei fare un binder, quindi in realtà usiamo le plastichine, non dovrebbe essere particolarmente complesso. Magari se non riesco facciamo una struttura diversa e usiamo le foto, oppure mi invento qualcos'altro, insomma adesso vediamo. Dunque qui tu avevi fatto la struttura, avevi fustellato uno dei nostri cerchietti. Io non ne ho uno così piccolo adesso, ma potrei avere uno scallop per fare un po' più in fretta. Forse ce l'ho nel cassetto troppo in basso. Ah no, ok, io ce l'ho. Ok, voilà, uno scallop bianco, voilà, che possiamo lasciare così e usare come elemento decorativo, oppure possiamo anche tagliare un cerchio leggermente più piccolo. Io in genere consiglio di scalare di un quarto di pollice in quarto di pollice, che è una misura che secondo me è molto carina, voilà, ma io adesso questo lo lascio bianco, lo metto qui a decorazione della nostra fascia e su quello metto una decorazione a mia volta, che potrebbe essere una zucchetta, dobbiamo solo trovarne uno la cui dimensione vada bene per lo scallop che abbiamo scelto. Adesso io me li su quelli piccoli, mi sa che mi sono giocati un po' tutti, metto una zucchetta, guardate, perfetto. La prossima volta facciamo così, te li faccio contare. Contare. Conti le pagine, fai la divisione. La distribuzione? Pagina. Non credo di potercela fare. Ecco, quello mi piace tantissimo. Che è vuoto? No, nel senso che aprire il pacchettino dei die-cut, degli appiccichini, sì, contarli, vedere nelle pagine quanto potrebbero starci e poi rimetterli nel sacchettino. E rimetterli nel sacchettino. Sei malata. You know? Completamente anche, cioè, tanto. E poi? Raccontami, e poi che cosa succede? Quando sono lì tipo da 2 anni che non li hai usati? Ma sono bellissimi da vedere, tu gli parli, sono tuoi. Ah. Vabbè. Poi ne prendi uno, lo metti in una taghina. Uno? No, io faccio le fustellate piuttosto. Faccio le fustellate, no vabbè, qui sono veramente momenti di malattia mentale importanti. Questo lo lasciamo così, giriamo qui e facciamo qualcosa per decorare questa parte. Potrebbe anche solo essere questo.
qui, ah guardate, ho un rametto tagliato che lei li ha messi tutti qui di modo che sembrasse un'edera, io li ho consumati e quindi adesso questo qui che ho qui lo uso in questo modo, ma è da solo. E vabbè, cioè l'idea è comunque, sarebbe stata quella. Qui devo fare attenzione a non fare troppo spessore perché sennò poi la fascia non ci sta. E ci ho pensato solo adesso, chiaramente. Brava. Allora, vediamo se ho qualcos'altro qui. Un tabbino. No, questo tabbino non è sicuramente di questo mese. La donna che sussurra i dai cat. Che sussurra i dai cat. Ti piace? Muoio. Sì. Muoio. Mamma mia. È così bello usarli. Così. Vediamo se la fascia adesso ci sta ancora. Ma sì, penso proprio di sì. Ok. No, così. No, ma adesso che mi stai intrippando con la sfida adesso. Secondo me è una cosa carina perché è uno sforzo che a volte non facciamo. Pensare, ed è un po' quello che capita a me quando devo preparare i corsi, che capita a Mariella quando prepara i progetti dei kit, perché non è che puoi usare qualsiasi cosa che tu abbia in casa, devi usare cose che possano poi essere facilmente. Ed effettivamente è molto, cioè la creatività la tiri fuori lì, perché quando puoi usare il mondo, ma quando è un po' come cucinare con gli avanzi, esatto. Tiri fuori delle robe meravigliose, magari, cioè, chi sa cucinare, tira fuori delle cose meravigliose. Fantastiche, hai presente la pasta sfoglia e metti dentro tutti gli avanzi? Beh, guarda, è un modo anche quello, anche e qui. Tu fai un coso dove metti dentro tutti gli appiccichini. Fai dei porta appiccichini. Io sono sempre pro su ste cose, cioè sono sempre a favore in questo senso. Non so se è un complimento o no quello che mi ha scritto Chiara. Cosa ti ha scritto? Normale tutte no. Non lo so, non indagherei oltre, ma che dire? Ah, guardate, ho un'altra edera ritagliata che adesso metto sempre qua, visto che i paffi li ho usati tutti. Lei ha fatto questo lavoro qua, con i paffi ha un altro effetto, però l'idea è sempre quella lì. Ho quasi finito. Allora, mettiamo un bannerino, così. Fogliette. Ma guarda che me ne avanzano più di tre sto giro, gli appiccichini. Davvero sono tanti, però lo sto riempendo già a sufficienza, non mi sento di. Allora, adesso però dobbiamo. Perché io ho dovuto nelle tasche ho infilato certo. Un po' di foto che ho decorato. Vabbè, adesso hai ancora più. Sì, no, adesso qua mi impegno, non vi preoccupate. Allora, così. Qui non posso mettere troppi spessori perché questo poi va infilato all'interno di quell'apertura e diventa complicato girarlo, quindi in realtà mi limito a mettere nell'angolo in alto a sinistra. In alto a sinistra. Perché quell'angolo in alto e sinistra rimane libero. Vuoto. Ci mettiamo delle fogliette. Così. Perché effettivamente quello rimane così. Va bene, dobbiamo mettere qualcosa qui. Guardate, questo arancio di questa zucca si sposa benissimo. Quelle fustelle della Tonic, guardate, oggi Chiara mi ha dato il link della fustella della macchina per scrivere. Costa troppo, cioè secondo me è bellissima. Ma ragazze, quante macchine da scrivere dobbiamo fare? È bella, però... Ho macchine da scrivere, giusto? Sì, 3D, però un po' come quella che abbiamo fatto ieri, però veramente, cioè, secondo me non ha... Se qualcuno poi la vuole la portiamo, però ragazze, un po' troppo, secondo me. Così, qui possiamo fare anche una decorazione col washino, così. Così. E lo strappiamo così e gli mettiamo una zucchetta qua in alto. Qui ci starebbe bene un ingombro foto che io non ho fatto, ho usato anche tutte le tesserine, quindi lo lascio così per ora. E qua in realtà ho finito, cioè ho finito anche, ho più appiccichini, forse avevo paura della Germania inconsciamente. Potrebbe essere, perché io che avanzo appiccichini così, non si può sentire. Così,
questo lo posizioniamo qua dritto, magari un po' più dritto di così, quantomeno. La clippina la posso far uscire da lì. Se quegli appiccichini fossero in un vassoio che li vedi bene, sì, forse hai ragione. Mi serve sempre un tavolo più grande. Purtroppo. Mi piacciono queste clippine. Sono carine. Sì. Mi piacciono da morire, le sì. metterei su tutte le pagine. Guarda. Le usate, sì. Non le hai usate? Sì, queste sì. Sì, sì. Guardate, adesso le usiamo come se fossero un piccolo tab. Vedi, Semberdelli, ho messe su parecchie foto, sai, sopra che sembrava. Sì. Guardate, ho provato a far campionare, vediamo come viene una roba, non questa stessa clip, ma un'altra, come mini fustellina. Vediamo come viene. Potrebbe essere una cosa carina. Viene bene, secondo me. Vediamo, vediamo. Io, se viene bene, la facciamo, ovviamente. Cioè, non mi faccio pregare molto, sapete. Allora, usiamo queste fogliette, Germana, mica le posso avanzare. Guarda qua che roba meravigliosa. Ma guarda che hai anche l'interno qui del dorsino, da decorare. Credo di averlo l'interno del dorsino. Sì. Ok. Visto che hai un sacco certo. di appiccichini ancora. Ho un po' di foglie. Guardate. Devi rimanere bianco e quindi volendo poi metterci qualcosa. Guardate. Con la parola un sacco è proprio interpretabile. Sì. I know. Guardate, ci ho messo questi e così ho finito questo foglio. Mi rimane questa pannocchia qua che mica posso lasciarla qui tutta triste. Adesso le troviamo un posto. Guardate, qui secondo me è perfetta. E lì ci metterei anche una clippina. Una mini fustella. Sì, 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 è una mini fustella. Ne ho fatte campionare tre diverse che potrebbero diventare un mini gadget. Una fustellina omaggio, adesso vediamo. Intanto ho iniziato a far vedere, solo che adesso sono tutti via per il Capodanno in Cina, quindi dobbiamo aspettare che rientrino, però poi ci proviamo. Allora, guarda, ho dello spazio appiccichinabile qua. I pasti li ho finiti, non ho usato gli enamel in realtà, vabbè, vedi, contano, lì ce ne sono di più di tre, non li ho usati. Quindi va bene se questi li finisco. Ecco, dai. Per questa volta. È solo per questa volta. Non mi dà grande soddisfazione la Germana. No, no. Questa è la codina di prima. E la mettiamo qua così. Guardate. Questa che sbuca da qua. E abbiamo fatto. Direi che adesso posso anche rassegnarmi e lasciarlo così. Ne ho messe tante di cose, sì, sì, dai. Sì, allora. Giussi ti chiede se la puoi ordinare. La se intenda la macchina da scrivere. Fai trovalo per me e scrivi macchina da scrivere 3D della Tonic. Arriva dagli Stati Uniti, quindi ci mette un pochino, però la possiamo far arrivare. E poi tu lo sai che ti odieranno tutte perché vista quella... Cioè io te lo dico, sì, ne consapevole, che poi ti porterai dietro l'odio di tutte. Un po' come Chiara con questa qui, no? Con questa qui del telefono. Perché io non le avevo neanche mai viste. È stata tutta colpa sua, dall'inizio alla fine. Ci tocca vedere la scarpetta. La scarpetta adesso le ho finite, ma l'ho riordinata. Quindi quando arriva la provo, perché secondo me quella potrebbe essere un po' meno complicata, anche se temo l'incollaggio sul tondo, perché è fatto da in piedi, come faccio io, e che io non sono comunque una persona particolarmente precisa, secondo me potrebbe darmi un pochino di filo da torcere. Però sai, un 18, mi sembra una roba così deliziosa, poi con la scatolina sotto, cioè mi sembra bella, appunto. Quindi... Io me lo immagino già al ballo delle debuttanti. Ma tu conosci qualcuno che va? Noi andiamo al ballo delle debuttanti. No, esatto, cioè perché cioè, io al ballo gente che va al ballo esatto. delle debuttanti. Scusa. Ma lo fanno davvero ancora il ballo delle debuttanti, Germana? Sì, sì, lo fanno al circolo ufficiale, ufficiali. Ok. Però... Sì. Mm.
come dire, sì. non mi era mai capitato, quindi... Sì, io sono al ballo della Rosa a Monte Carlo, eh. Ah, scusa. Scusa. Ascoltami, è il ballo delle sessantenni, non è che... My sì, God. Bene, però io e Carolina di Monaco andiamo e basta. Al ballo delle sessantenni. Cioè, questo per una quarantina d'anni. Voilà, sì. Esatto, perché ne hai appena compiuti 22, nonostante... No? Ecco. Allora, ho fatto. Dunque. Portati malissimo, però, se hai 22 anni. Vabbè, questo non interessa. Allora, dunque, Papers for You, l'ho sentito, sì, è quello molto vintage. Adesso magari li confondo. Allora, dunque. Progetto di Maiella con il kit dei Metal Tales di novembre. Adesso ci manca solo dicembre e poi siamo in pari. Avevamo un attimo perso il giro, adesso poi concordiamo quando fare il prossimo. Anche questa è una struttura molto semplice in realtà, molto bella, che potete riutilizzare secondo me in tantissimi modi ed è soprattutto una struttura che vi consente di fare il dorsino alto quanto volete e quindi di mettere quante pagine volete, che è spesso una difficoltà con alcuni tipi di rilegature, mentre questo tipo di struttura ci permette di fare dei tomi infiniti da Treccani fondamentalmente. Il prodotto contenitore lo trovate aggiornato sul sito. Io ho fatto diverso ovviamente la copertina, ma l'idea un pochino era questa. Trovate il video di Mariella sul gruppo. Adesso vi risfoglio questo. Ho avanzato qualche appiccichino, ma pochi, quindi sono contenta. È contenta anche la Germanà, che mi aveva chiesto di avanzarne almeno 3, e ne ho avanzati più di 3. Vorrei che venisse messo agli atti. Voilà, qui abbiamo rifatto la fascia 82 volte, ma alla fine è a posto. Qui abbiamo messo un velcrino, fatti senza foto sono un pochino più vuotini, però insomma diciamo che il momento in cui mi metto lì e appiccico tutto per me è molto rilassante, ecco, come dire, non so se ne avete avuto percezione. Allora, io per ora quindi vi ringrazio, domani mattina adesso decido bene che cosa fare, se poi non faccio in tempo scelgo un progettino un pochino più semplice e ci salutiamo così domani, vediamo, vorrei fare qualcosa con la Winter Woods ma non so se faccio in tempo a preparare tutto, quindi domani mattina vi aggiorno, ringrazio Mariella, ringrazio la Germanà che si è addirittura ammutolita piuttosto che criticarmi nell'utilizzo improprio degli appiccichini, cioè, mi sembra un gesto di cortesia assolutamente degno di nota. È amore, è assolutamente un grandissimo affetto e lo apprezzo. E ringraziamo appunto Mariella. Grazie a tutti voi che siete stati con noi. Adesso vi carico il video su YouTube e ci vediamo domani. Buona serata, ciao ciao. Ciao ciao.